credo che proprio la sua condizione di essere stato dal Cinquecento ad oggi restaurato, sovrapposti, contaminato, ci dà la possibilità di ritrovare che cos'era all'origine, ma in una maniera contemporanea. Nel raccontare il palazzo e nel anche immaginare quello che sarebbe stato all'inizio del restauro, quando ancora dovevano intervenire, poi le cose si scoprono sempre mano a mano, parlava di questo progetto come di un progetto molto ricco, di un palazzo molto ricco, dove in realtà all'interno esistono tantissime proprio elementi architettonici che si sono sovrapposti, e la stratificazione di questo palazzo un po' ne viene fuori anche nella storia di come la Fondazione Sicilia, di come ha voluto e si è impegnato nel volerlo riportare alla luce, come anche tutti lo definiscono, non tanto come un progetto conservativo, ma quello che sarebbe poi voluto diventare un polo di promozione culturale. È un centro di produzione culturale, quindi legato alle opere visive, ma anche agli studi della biblioteca, che sarà presentissima nei dibattiti, perché ha la sala per le riunioni, le cose, quindi vorremmo che fosse un centro di produzione più che un centro di conservazione. Abbiamo capito che parlare di arte con della specificità, cioè contemporaneità o architettura o arte antica, archeologia, ha un particolare appeal ed è sinergico anche al nostro festival Sole e Luna, perché attrae un pubblico che non ci conosce, diverso, un pubblico più di addetti ai lavori, che poi si appassiona anche al mezzo del documentario e ha voglia di venirci a scoprire.